I consigli e l'appoggio degli Stati Uniti ad una leadership irachena resa precaria dall'avanzata degli jihadisti e schiacciata dalla pressione delle critiche. Il segretario di Stato americano John Kerry, in visita a Baghdad, ha assicurato il sostegno di Washington contro l'offensiva dei ribelli, definita una minaccia esistenziale per l'Iraq. Il nostro appoggio sarà concreto ed importante, ha detto Kerry, ma sarà efficace se i leader iracheni prenderanno le decisioni necessarie a tenere unito il paese. Permetterà alle forze di sicurezza irachene di affrontare l'ISIS in maniera più incisiva e in modo da rispettare la sovranità del paese e allo stesso tempo gli interessi vitali degli Stati Uniti nella regione, ha detto. Parole rivolte ad un premier, Nouri al-Maliki, sotto il fuoco incrociato delle critiche interne ed internazionali. Il leader della comunità curda, Massoud Barzani, ha chiesto le sue dimissioni. In 8 anni di potere il premier sciita ha creato divisione e malcontento tra le minoranze curde e sunnita, la componente che appoggia ed in parte costituisce la ribellione dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Sul terreno l'esercito ha affrontato a Bakuba i ribelli che hanno consolidato il controllo di Mosul e di buona parte della frontiera con la Giordania.